Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Andrea, insieme alla mia famiglia siamo gli Arcolobalenos e da un anno e mezzo giriamo per l'Europa. Siamo partiti l'anno scorso, abbiamo fatto la Francia, la Spagna e il Portogallo, siamo poi rientrati in Italia per salutare i parenti e poi siamo ripartiti in direzione Capo Nord, dove abbiamo visto il sole di mezzanotte. E da Capo Nord siamo scesi fino in Grecia per poi ritornare in Italia dal sud Italia, dalla Puglia, per poi ritornare in Andalusia dove passare l'inverno al caldo. In questo video vedremo come smontare lo scarico del lavandino e come pulirlo quando l'acqua non scende più bene perché è otturato. Ovviamente metteteci un like per supportarci e iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Questo è il nostro lavandino, come vedete è bello incasinato, però vivendoci sopra lo spazio è quello che è, quindi un po' di casino c'è sempre. Per evitare che nel lavandino finiscano pezzi grossi di cibo o comunque di altre cose, abbiamo incollato questa retina al lavandino. Oppure si possono usare anche queste, che si possono togliere e mettere a piacimento. Oppure esistono anche questi di plastica. Comunque ce ne sono vari tipi in commercio. Ora andiamo a rimuovere questa retina. Ora spostiamoci sotto ed ecco il nostro scarico del lavandino. Per smontarlo bisogna tenere con una mano lo scarico e con un cacciavite a croce invece bisogna svitare questa vite. Puliamo bene questa guarnizione, è molto importante, in modo che l'acqua non esca dallo scarico lateralmente. Puliamo anche la parte sotto. Ok, poi la puliremo meglio nell'altro lavandino. E ora arriva la parte divertente da pulire. Questa è tutta la sporcizia che si crea nello scarico. Io la pulisco una volta ogni 2 settimane, 3 settimane più o meno, però vivendoci sopra si sporca veramente rapidamente. E una cosa, essendoci tubi totalmente in PVC, comunque flessibili, non è consigliato usare gli acidi che normalmente si usano per l'impianto di casa. Con l'aiuto di un cacciavite andiamo a rimuovere tutta la parte melmosa che si è formata. Fa veramente schifo.
Adesso con l'aiuto di un filo di ferro, io uso quelli verdi gommati, ma andrebbero bene anche quelli normali. Lo infiliamo un po' nel tubo per pulire la sporcizia che si è creata all'inizio dove c'è la curva. Facciamo un po' avanti e indietro, lo giriamo un pochino e cerchiamo di togliere o comunque almeno smuovere la parte più grossa da pulire. Bene, tutto quello che riuscivo col cacciavite o col filo di ferro l'ho tolto. Adesso andiamo a rimontare e facciamo scorrere un po' di acqua, così da pulire un pochino anche il tubo. Bene, ora rimontiamo questa guarnizione nera che è importantissima perché sennò l'acqua esce lateralmente dallo scarico. E andiamo a richiudere tutto e a provarlo a far scorrere un po' di acqua. Questo intaglio qua si deve incastrare qua sotto. Ok, controllate che sia messa correttamente per una giusta tenuta. Mettiamo la vite e con la mano sinistra andiamo sotto il lavandino. Ora non dobbiamo fare altro che prendere con la mano sinistra, la teniamo e la avvitiamo nell'unica vite centrale che ha lo scarico. Una volta riavvitato tutto, andiamo a testarlo. Proviamo lo scarico. Bene, adesso l'acqua scende bene e non rimane più lì. Quindi direi che il lavoro ha funzionato. Per fare questo tipo di manutenzione, alla fine serve esclusivamente un cacciavite a croce e un pezzo di filo di ferro per pulire un pochino tutta la guaina dello scarico. Quindi, amici, anche questo video è finito. Se vi è piaciuto, portateci con un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Al prossimo video. Ciao!